Buongiorno a tutti, benvenuti in questo video. Oggi parliamo assieme di come è andata la prima settimana di questo Fantabike, perché è appena finito l'UE Tour e abbiamo corso la prima classica in Belgio World Tour, cioè la Omloted Nieuwsblad, e vediamo com'è andata questa settimana. Ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato. Andiamo subito a vedere come è andato questo UE Tour. Se vi siete visti il video dove vi vado a fare le previsioni di come andrà, i primi due li abbiamo azzeccati, cioè i primi due vi avevo detto di schierare Tadej Pogačar e Adam Yates, che sono arrivati primi e secondi nella classifica generale, che sono stati i due che vi hanno portato a casa più punteggio. Oltre a abbiamo visto delle belle volate anche. Difatti, Sam Bennett è arrivato a casa con due vittorie. Abbiamo visto Caleb Ewan vincere anche lui una bella volata di gruppo. Nella prima tappa abbiamo visto il buon Van der Poel che dopo le gare di ciclocross si è fermato giusto un attimo, è tornato a correre e ha dominato la prima volata. Se si può parlare di volata, perché se avete guardato la prima tappa è stata caratterizzata dai ventagli e il buon Van der Poel, aiutato dai compagni di squadra, soprattutto Vermeesch, è riuscito a portare a casa una grande bella vittoria. Poi, per un caso di Covid all'interno dello stap della Alpecin Phoenix, già dalla seconda tappa tutta la squadra è tornata a casa purtroppo, e quindi non ce la siamo potuta godere in tutto questo UAE Tour. Sono molto contento di dirvi che una delle sorprese che vi avevo annunciato, delle possibili sorprese di questo 2021, cioè David Dekker ha già fatto vedere quello che vale, perché è arrivato secondo nella prima tappa di Van der Poel. La seconda volata, anche là, ha colto un gran bel secondo posto e ha dimostrato che è uno dei migliori velocisti a livello mondiale, perché in questo UE Tour c'erano veramente tutti più forti. Ne mancava qualcuno tipo Arnaud Démare, ma la crème della crème era tutta là. Difatti, da 0,5 fantamilioni che costava quando avevo fatto quel video, spero che siete andati ad acquistarlo, ora è già assalito a 4,3 3 fantamilioni, comunque un prezzo basso per quello che ha fatto vedere fino adesso. Il resto delle tappe abbiamo visto la cronometro vinta da Ganna come preannunciato, dietro a lui un buon Bissiger. Un'altra sorpresa nel secondo arrivo in salita è stato Vingegaard del team Jumbo-Visma. Nessuno se l'aspettava, è andato a riprendere Lutsenko che era in fuga e negli ultimi 200 metri, 150, è riuscito a lasciarlo là e vincere una prestigiosissima tappa. Così poi si è concluso l'UE Tour con altre due volate, una vinta da Sam Bennett, una vinta da Caleb Ewan, con la vittoria di Tadej Pogačar davanti ad Adam Yates, che nell'ultima tappa ha fatto una brutta caduta, ma comunque è riuscito ad arrivare. Andiamo poi a vedere cosa è successo della Omloted Nieuwsblad, perché grandissima vittoria di Davide Valerini, ha avuto un gregario di lusso, penso, in questa tappa, perché Julian Alaphilippe, il campione del mondo, ha corso per lui. Abbiamo visto scattare ai meno 30 dietro un gruppetto con Davide Ballerini, Tom Pidcock, Matteo Trentin, Greg Van Avermaet, tutta gente di un calibro molto alto. Dopo qualche chilometro sono andati a riprendere la Philippe, nel mentre il gruppetto che inseguiva questi corridori, anche loro sono riusciti a rientrare su di loro, e quindi si è conclusa la gara negli ultimi 10 km con un gruppo compatto e una De Koenig Quick Step tutta per Davide Ballerini. Arrivati alla volata, Florian Seneschal ha pilotato perfettamente il buon Davide Ballerini, che ha fatto una volata pazzesca, senza avversari praticamente, ha vinto la Omloted et Nieuwsblad. Dietro di lui sono arrivati Stewart e Van Marke. Ed ora però passiamo a un qualcosa che vi riguarda più di vicino, perché andiamo a guardare la classifica utenti. Piccola parentesi, nella prima tappa dell'UE Tour ero ottavo, poi mi sono andato un attimo a perdere, e mi vedrete nelle prossime gare, nelle classifica, mi raccomando. Comunque andiamo a vedere chi merita veramente di essere nominato su questa classifica, perché andiamo a trovare con il primo posto dopo queste due grandi gare il team Peter Sagan, The Best, con la bellezza di 1920 punti, seguito da il Rasna Team con 1600 68 punti e come terzo posto Wonderwall Racing Team con 1666 punti, quindi complimenti a loro. E questi giorni ci saranno altre gare, fine settimana ci sarà la Strade Bianche,
probabilmente appuntamento fine settimana prima della gara per andare a vedere i favoriti di questa grande gara. Quindi non perdetelo e iscrivetevi al canale e accendete la campanellina, mi raccomando. Ci saranno molte altre gare dove possiamo vedere anche le squadre Continental che abbiamo qui in Italia. Quindi potreste anche schierare qualche bel corridore che lo conoscete, magari vi costerà pochissimo. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che queste notizie siano state di vostro gradimento. E se lo è stato, non dimenticatevi di lasciare un bel like. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.